Siamo al calcio, domani al San Nicola contro la Ternana, il Bari è chiamato a confermare il buon inizio di stagione che ha permesso di annullare la penalizzazione in classifica. Il servizio di Enzo Del Vecchio. Nella storia delle sfide tra Bari e Ternana, una partita in particolare viene ricordata su tutte. Si giocò l'8 gennaio dell'84 allo Stadio della Vittoria, il campionato era quello di C1. Il Bari stava vincendo per 1-0, a un certo punto però si verificò un episodio raccontato così dal nostro Franco Strippoli. Al 34esimo della ripresa, il difensore della Ternana Ratti, mentre recuperava una palla terminata in fallo laterale, si accasciava al suolo, sostenendo di essere stato colpito al braccio da una lattina lanciata dagli spalti. Ratti ha abbandonato il campo, sostituito da Francesco Raggi. E qualche tempo dopo arrivò la sentenza del giudice sportivo. I due punti assegnati a tavolino alla Ternana hanno lasciato una sensazione di vuoto nell'ambiente sportivo barese. Tra i tifosi non si parla d'altro. In classifica ora il Bari ha soltanto 2 punti di vantaggio sul Casarano, 3 sul Taranto e 5 sul Foggia. Ma veniamo ora a Bari-Ternana, in programma domani allo Stadio San Nicola. A dispetto della classifica, che vede la Ternana ancora senza punti all'attivo, il Bari non ha alcuna intenzione di prendere sotto gamba la squadra umbra. L'allenatore Torrente ha invitato i biancorossi infatti a considerare quella con la Ternana la gara più difficile tra quelle disputate sinora. La strada è lunga, dobbiamo lavorare anche tanto, senza aver cali di tensione e avere grande, grande umiltà. Mi aspetto una Ternana che... Una Ternana arrabbiata, una Ternana che vuole iniziare a far punti, una squadra collaudata. Confermato il 3-4-3 in difesa, se non dovesse farcela Dos Santos, dovrebbe giocare Borghesi. Cadetto, domani alle 15 il Bari se la vedrà con la Ternana, andiamo a sentire le ultimissime sulla formazione, ma ci sono anche altri argomenti che interessano i tifosi del Bari. Si fa sempre fatica a parlare di calcio giocato quando ci si occupa del Bari. I biancorossi giocheranno in casa contro la Ternana con l'obiettivo di centrare il tris dopo le vittorie conquistate contro Cittadella e Ascoli. Ma nel capoluogo pugliese a tenere banco nelle ultime ore sono due questioni. Quella legata alla denuncia presentata dalla FIGC nei confronti del direttore sportivo del Bari Guido Angelozzi, reo di aver affrontato durante l'ultima conferenza stampa, nonostante la squalifica per omessa denuncia, argomenti legati al mercato, e poi tiene banco la questione legata alla trattativa di acquisto del club, che vedrebbe protagonista l'imprenditore romano Angelo Diodati, da anni nel settore delle pulizie e dello smaltimento di rifiuti, il quale, secondo alcune fonti, già nei primi giorni della prossima settimana dovrebbe incontrare i dirigenti di via Torrebella. Ma distrarsi dal campionato in questo momento non fa bene agli uomini di Torrente, che hanno un altro obiettivo, cercare di non montarsi la testa dopo le 2 vittorie consecutive. Il bellissimo secondo tempo visto contro l'Ascoli è ancora negli occhi dei tifosi ed è quasi certo che Torrente riparta proprio da quella formazione, fatta eccezione per Romizzi, ancora acciaccato. La difesa potrebbe essere composta da Cepitelli, Dos Santos e Polenta. A centrocampo il neoacquisto Filcor dovrebbe prendere il posto di Romizzi. Sabelli, Bellomo e Defendi completeranno il reparto. L'attacco sarà composto da Junco, Caputo e Albadoro. L'arbitro designato per la gara è Fabri di Ravenna. Seguiremo gli impegni di tutte le pugliesi su Telenorba 8 e su TG Norba 24 a partire dalle 14:55. E dunque non soltanto Serie B, i riflettori saranno...